Dicevo poc'anzi che questa canzone è del 64. Io ho cominciato a suonare la chitarra nel 57 e ci sono questi 7 anni misteriosi di attività sotterranea e segreta. Ghiotti bocconi da ascoltare e da sentire. Cosa faceva uno? Erano tempi duri, insomma. Il riflusso non l'hanno inventato adesso i postmoderni. C'era già. Allora si chiamava sfiga quotidiana, non si chiamava riflusso, ma era così. Le canzoni che imperversavano erano canzoni. Cioè, l'eroina è roba da ridere. Perché uno si metteva lì, apriva la radio e sentiva: son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuor. Sono le gioie di un bene profondo fatto di mi sfugge di che cosa, di bene d'amor. Le mamme imbiancano, i figli invecchiano, eccetera, ma non morirà la loro bontà, una beltà, una cosa allucinante, capisci? Uno apriva la radio e lo zen e la motocicletta è roba da far scappare, da ridere. Raggiungevi il nirvana col mero ascolto della canzone Son tutte belle le mamme del mondo. Ma vi rendete conto? E la barca tornò sola. C'erano 3 fratelli pescatori con una mamma bianca ed una barca nera, facevano la Juve a Siena. Il mare urlava cupo quella sera, ma il mi viene, no, è impossibile. Mi viene, ma il culo della. No, mi viene il culo dell'indomita straniera, ma non credo che sia il testo originale. C'è qualcosa. Probabilmente non era indomita la straniera, ma il culo dell'ignota? Allora non era il culo prima. Insomma, c'era qualcosa che non funzionava. Era straniera comunque. La straniera, che naturalmente era una svedese, alta 3,5 metri. Gli italiani nel 1956 erano tutti alti 1,20 m, tutti neri, neri. Cosa scriveva uno che scriveva canzoni dal 57 al 60? C'è il riflusso. Posso anticiparvi un pezzo che sarà il successo della prossima estate. A noi andiamo alla spiaggia, Allora, è una ghiotta anticipazione, un ghiotto boccone. Quest'estate, Flacco, ci esibiremo vestiti in maniera un po' tutta così. Non l'abbiamo ancora studiata, ma adesso c'è il look, che è importantissimo. Non si chiede come canta, si dice: ma che look ha? E mi esibirò per voi questa sera e per la prossima estate, per tutta l'Italia, in questa deliziosa e succulenta canzone del 1959, scritta naturalmente da me, che si chiama, reggetevi forte, Bimba, non è finita. Bimba, c'era per esempio I'm gonna sit around down, fra parentesi, and cry over you, Elvis Presley. Questa canzone si chiamava Bimba, parentesi, guarda come il cielo sta di pianto, chiusa la parentesi. Se poi qualcuno non capisce il testo, dopo viene da me che glielo spiego, cioè perché è molto. Può sembrare in un primo momento che sia così, invece è denso di riferimenti. Allora. È una ghiotta anticipazione questa qua, perché i famosi Fra-Fla o Flacra o quello che vuoi, Brothers, faranno impallidire i Righeira la prossima estate. Per la volta in pubblico e dal vivo, Bimba, guarda come il cielo sa di pianto. Guarda come, ripeto, chiuso fra parentesi. Una delle trappole più grosse, e intanto io fumo una sigaretta, voi no perché mi devo fumare? Ecco, così pare. Io ti ho punito. E poi tra l'altro fumo la mia, perché se fossero 1.000 fumavo, secondo te? E se veramente è vietato fumare, scusate, è una cosa molto seria. Anch'io. Nei locali pubblici non bisognerebbe fumare, perché soprattutto chi canta viene tutto un mal di gola tremendo. Dicevo, uno degli inganni più grossi della storia. Ci sono degli inganni, la storia è maestra di inganni, madre di inganni. Uno degli inganni più grossi che la storia ci propone è il fritto misto. Il fritto misto, c'è tutta una letteratura sul fritto misto, tutto un cinema sul fritto misto. Uno va a vedere, non so, La Chiave, sperando di vedere, niente, sono là che mangio del fritto misto la mattina e la sera. E uno si fa un'idea del fritto misto che sia una cosa sopraffina. Per cui a me non piace il pesce, insomma, oh. Io odio il pesce, sono un montanaro, quindi il pesce per me è una cosa mistero. Ho visto il mare che avevo 12 anni e ci sono rimasto malissimo. Perché pensavo che il mare fosse una cosa. Cioè,
Tutti mi hanno detto, oh, il mare. Dice, hai mai visto il mare? No, ma oh, quando vedo il mare. E niente, sono andato là, ho visto quello. Cioè, praticamente, era il bacino di Suviana un pochino più grande e un pochino più salato. Perché noi montanari saliamo. Ogni giorno abbiamo, ognuno di noi si è tassato per 15 kg di sale all'anno, che lo mettiamo dentro al bacino di Suviana per renderlo più così, come posso dire, più salubre. Più salubre. Tra poco verrà trasformato nel Mar Morto, per cui ci saranno 36 metri di sale nel bacino di Suviana. E quando ho visto il mare, cioè, ecco, però mi è rimasto il complesso del mare. Io vivo con gente che misura che se uno non fa un mese di mare all'anno, l'anno dopo muore della malattia più orrende. Pare che il mare faccia talmente bene che se avessero scoperto il mare nel Medioevo, la peste bubonica andava a cagare, naturalmente. Io ho il complesso del mare, essendo di origine montanara. E quando uno ha il complesso, voglio dire, ognuno di noi ha il complesso della regina Elisabetta d'Inghilterra, insomma. La prima di volta che uno di noi viene invitato, si fa per dire, insomma, dalla regina Elisabetta d'Inghilterra, dice, ma come faccio? Come la chiamo? Maestà, zia? Le bacio la mano, le stringo la mano, le caccio una spacca sulla spalla? Provo l'impatto bolognese. Cioè, i bolognesi, dice, sono simpatici. Tu vai là e dici, come va vecchia busona? Dice, al traduttore, please. Hole, whore. Ho, ho, nice, tac, tac. E anche lei ti pacca, capisci? Può darselo. Io complesso del mare. E quando vado al mare, non oso chiedere, mi dia, non so, una bistecca di camoscio. Paio di scarpe, cioè, delle volte, non so. Ordino il fritto misto. Lo so, è una debolezza, è una debolezza. Vado là e dico, questa volta il fritto misto col cazzo. Sono forte. E poi mi presentano la lista e comincio a vedere. Lei c'è lei, fritto misto. E ho l'ingenuità. Ognuno di noi quelle cose lì ingenuo. Guarda il cameriere e dici, mai fresco? Il cameriere ti guarda e fa, signore, oh, freschissimo, oh, smetto a piangere, freschissimo. E allora tu dici, nonostante tutto, dici, va bene, un fritto misto. E vedi il cameriere che va dall'altro cameriere, scaccia nella vita. Dunque, il fritto misto è stato inventato da un certo Giovanardo Solaroli di Rimini nel 36, era l'antenato di un mio amico. Ha inventato il fritto misto, ne ha prodotti 3 e stanno vendendo gli stessi 3 dal 36, è sempre lo stesso. Il fritto misto non esiste in natura, è stato creato parallelamente alla Montedison. Tutto quello che esce da una parte della Montedison viene messo come fritto misto. Difatti, se guardate, nel fritto misto è formato da 2 cose. Una di queste cose sono delle cose rotonde, bianche, misteriosissime. Se voi prendete sotto al vostro cesso, c'è senz'altro un tubo di plastica, se voi lo prendete, lo tagliate a fette, lo impanate, lo friggete, l'aspetto è quello lì, la consistenza la medesima. Questo consiste nel 50% del fritto misto. L'altro 50% del fritto misto sono degli esserini pieni di ditini, che tu li guardi e dici, ma quello lì cos'è? E l'altro dice, gamberoni, sciagurato, capisci? Come se annunciasse una cosa buona, gamberoni! Come se dicesse, non so, tortellini, no, gamberoni! E te guardi il gamberone e dici, ma come si fa? Perché il gamberone, tu sei pronto a ordinare bisturi, forcipe. Dice, del gamberone, ah, con le mani si mangia tutto sciaguati. Ma come si mangia tutto? C'erano questi filini, queste escrescenze multicolori, queste cose. E quindi ti ritrovi davanti a questo piatto e allora la prima cosa è metterci sopra del sale, annegato. Ecco, il fritto misto, l'unica cosa è annegarlo nel sale, allora è leggermente saporito e lo mangi. Cioè, praticamente, voi prendete la palla di vostra figlia, la tagliate a fette e la salate. Il fritto misto, però, per essere un vero fritto misto, deve risalire come minimo all'estate prima. Per altrimenti non è un fritto misto. Cioè, a Rimini, a Riccione, in tutti questi posti di mare lì, a volte anche a Acapulco, li tengono in frigo. A volte è successo con un cameriere inesperto,
ha portato un fritto misto pescato il giorno prima. È venuto preso a schiaffo, poi negli schiaffi in bocca dallo chef. Perché il fritto misto deve essere dannato. Sotto c'è scritto 32, 33. E il gamberone deve puzzare leggermente e poi deve avere una targa giapponese. È fondamentale. Nella corazza, se voi rivoltate il gamberone di dietro, c'è scritto Made in Japan, a volte Made in Taiwan, e lì ci sono delle risse clamorose fra giapponesi e cinesi, capito? Con questi misteriosi caratteri così, e sotto gamberons. A me piace il mare. Allora, come noto, sto volgendo al famoso desiglio. Juan Carlos Flacco Biondini. E io cominciamo a salutarvi con due prossime ultime canzoni. La prima delle quali è così, un po' generica sul tono. Claro che sia. Flacco ed io vi ringraziamo, vi salutiamo con la prossima ed ultima, ahimè, canzone che naturalmente vogliamo dedicare, non sarà bimba, Birichini, lo so che vi è piaciuta. Flacco ed io vi salutano. Eh? Flacco ed io vi salutano. Flacco ed io, ho detto. Ah, non a caso. Vi salutiamo, Flacco ed io vi salutano. Assolutamente, Flacco ed io, ho detto, benvenuto Flacco ed io. Flacco ed. Devo ammetterlo, ed. Prossima canzone, naturalmente, è in maniera molto ruffiana, dedicata a tutti voi. Sono un noto ruffiano. Sì, questo non è il terzo. Vuoi sapere anche che canzone è? Vorrei. Ma te sei pagato per indovinarlo al centesimo di secondo? Vai. Prendi questo gioco. È incredibile, l'ha capito subito. Prima, a parte gli scherzi, si fa per dire. Volevamo ringraziarvi per questa canzone, grazie di tutto, scusate del disturbo. È una canzone che in maniera molto ruffiana dedico a tutti voi. Oh, chi c'ha da prendere, prenda su. Ciao a tutti, grazie e, come dicono assolutamente gli argentini, au revoir. Sì, mi dicono dalla regia che è permesso fumare. Bimba? Volete clamorosamente bimba? Sarà il successo dell'estate, lo so! Siamo Eschimo! Hai sentito bimba? Io cerco di vendere quella lì, eh! Andiamo via di bimba? Chi vuole bimba alzi la mano! Nessuno, solo tu, due! Tre! In tre vogliono bimba, solo in tre vogliono bimba, ragazzi! Tre dischi li abbiamo già venduti, Flacco, eh!